Grazie a tutti per essere qui, siamo al secondo giorno, per la prima volta abbiamo fatto due giorni questa festa Japan Days, e nonostante anche ieri avessimo tanti ospiti, io aspettavo con trepidazione questo appuntamento. Il personaggio che sto per presentare è una persona con cui parli e nonostante magari non ci si è mai visti, ma sembra che lo si conosca da tanto tempo. Voglio che facciate un grandissimo applauso per Davide Perino. Non lo faccio ancora accomodare qui, insieme al promotore teorico del doppiaggio, a cui facciamo un grande applauso, Davide Pigliacelli. Davide, siamo qui per festeggiare appunto la nascita di Gundam, 40 anni dalla sua creazione. Cosa ti è rimasto di quel doppiaggio di allora? Se ti ricordi qualche aneddoto particolare, poi dopo sta a voi, insomma, intrattenere. Innanzitutto... No, siete, è stato, vabbè, dei ricordi molto, molto belli. Io lo vedevo quando ero piccolo. Vedevo Gundam, quindi arrivare in sala e vedere davanti ai propri occhi un robottone della tua infanzia e tu devi pilotarlo, quello è stato davvero figo. E ovviamente ho fatto un provino come gli altri miei colleghi e sono stato scelto dall'ideatore, dal regista di Gundam. E questo mi ha reso ancora più contento di lavorare al prodotto. E niente, è Gundam, che devo dire? Cioè, sono il pilota, cazzo, è fighissimo. il cartone era vecchio, abbiamo ricalcato quello che era stato fatto, ma in chiave forse, non so, un po' più moderna. Capisco che i nostalgici del vecchio doppiaggio forse hanno dei ricordi legati a quello, quindi più difficoltà ad adattarsi al nuovo doppiaggio. Il doppiaggio nuovo è stato voluto dalla distribuzione e dal Giappone stesso, quindi ci è stato detto di rifarlo. Alcuni a malincuore, altri erano contentissimi, ma... è un'altra versione, e adesso non so se nel DVD, nel Blu-ray c'è sia il doppiaggio odierno che quello... Nell'edizione DVD ci sono entrambi i doppiaggi. Ecco, questa è una cosa giusta, secondo me, così hanno le persone la possibilità. Nella prima edizione Blu-ray anche ci sono entrambi i doppiaggi, nella nuova che dovrebbe uscire il mese prossimo mi sembra di no. Ci sia solo il doppiaggio nuovo. Ok, quindi... Eliminati. Però spero anche ai nostalgici che possa piacere, insomma, la nostra versione, ecco, chiamiamola così. Rivolgo una domanda a Davide Pigliacelli, promotore teorico del doppiaggio di doppiatoriitaliani.com. Davide, tu lavori con tanti doppiatori, volevo chiederti innanzitutto... cosa pensi di Davide? Come ti trovi a lavorare con Davide Perino? Sì, buono, per favore. Beh, diciamo, anche se con Davide siamo amici da anni, è sempre un'emozione, nel senso che comunque non dimentico mai, soprattutto in questi, insomma, nei momenti più professionali, più ufficiali, ovviamente il prestigio comunque del suo ruolo artistico. Lui è un ragazzo molto modesto e molto umile alla mano, però comunque parliamo di un gigante del settore per la sua generazione e non solo. Comunque tiene testa a grandi nomi e lo è anche lui, insomma, si è fatto una carriera spaventosa alle spalle con fatica e dedizione. Lo ha iniziato da piccolissimo, quindi ha incamerato davvero il meglio, insomma, ecco. Quindi sicuramente affiancarlo è sempre un grande onore, oltre che un piacere, una gioia personale, naturalmente. E mi occupo, diciamo, seguo vari attori del doppiaggio, oltre a Davide, anche i loro amici. Però ecco, Davide sicuramente
tra quelli che seguo più da vicino è diciamo che quello che ha più carriera alle spalle, magari ecco più titoli che si sono col tempo accumulati, che ha conquistato, insomma. Poi ne fa davvero di più disparati, totalmente diversi tra loro, da delle interpretazioni magistrali. È una punta di diamanti davvero. Davide, volevo chiederti alla fine, ma te lo chiedo adesso perché poi ho paura di dimenticarmi. Parlaci del tuo festival Doppiatori Italiani, quello che fai a Roma e che ormai è arrivata l'edizione numero? E quest'anno a giugno sarà la quinta edizione del festival. Festival Nazionale del Doppiaggio, Le Voci del Cinema. Sì, io mi occupo appunto, ho creato questo festival grazie anche all'appoggio di amici importanti come Davide stesso, che partecipano sempre. E poi in questa riguardo di quell'edizione ha anche vinto un premio attraverso insomma, il pubblico che vota attraverso il web attraverso il sito doppiatoriitaliani.com. Diciamo che io pubblico articoli sul doppiaggio nel mio sito, dove spiego tutto quello di ciò che oggi non sarà possibile aggiungere perché per questioni di tempo lì lo troverete approfondito in articoli che spiegano tutte, sono decine di articoli, scegliete gli argomenti che volete in base a quello che più vi interessa di sapere, insomma, di questo settore. Poi sì, appunto, organizzo festival e altri eventi tra virgolette minori, sempre con importanti attori del doppiaggio. Collaboro anche con Gerardo Di Cola, che è un grande storico del doppiaggio italiano, un professore che sta facendo la letteratura del cinema, che era ancora mancata, sta facendo la storia, un pezzo di storia italiana con i suoi volumi, le sue pubblicazioni. Su la più recente è Federico Fellini e il doppiaggio, ad esempio, è uscita a settembre, e le sue opere vanno diffondendosi, insomma, nei posti, cioè, case del cinema, biblioteche comunali, nazionali, universitarie in giro per l'Italia. Quindi sta facendo un pezzo di storia italiana che mancava della letteratura del cinema, che ora finalmente ingloba, finalmente, dopo decenni di quasi totale silenzio vergognoso, anche gli attori del doppiaggio.